Prima di ogni cosa proporrei subito un cambio d'abito e magari di una forma un po' più decente ai capelli. Direi molto meglio rispetto a prima, quindi adesso siamo pronti per il make up. 3, 2, 1. Quello di oggi sarà il terzo make up di una serie dedicata proprio al make up per le feste, quindi se vi siete persi i primi due ve li lascio qui e vi lascio magari qua qualche foto. E mi raccomando, se siete capitati da poco in questo canale e non mi conoscete, io sono Jessica e se volete supportarmi per i 1000 iscritti vi invito a iscrivervi al canale. Il look di oggi l'ho pensato in realtà un po' per Capodanno, e quale parola migliore di glitter? Magari l'ha dato giusto. Sto parlando della Glorious Light Palette di Nabla. Ho provato ad utilizzarla allo scorso video e raga, è pazzesca. Vi lascio anche il link di Instagram perché li pubblico spesso, reel e contenuti comunque riguardanti novità make-up. Come sempre, primer su tutta la palpebra. Se non lo avete, vi consiglio sempre di applicare una base prima degli ombretti come un correttore. Le prescelte di oggi sono la Serendipity di Melissa Tani e la palette Secret Palette di Nabla. Direi di iniziare subito con un marroncino. Inizialmente prendo Brecchi con un pennello ampio di questo tipo, tampono l'ombretto sulla parte esterna e interna dell'occhio. Quello di oggi sarà un trucco, non lo so come sarà, sicuramente glitterato, e rispetto ai trucchi grafici che ho fatto agli ultimi due video voglio che sia qualcosa di un po' più smoky. Come potrei definirlo? Non lo so perché ancora non l'ho ben pensato, però intanto procediamo. In questo modo creiamo un po' la struttura dell'ombretto. Fatto ciò, senza aggiungere altri colori o prodotti, sfumo bene i bordi del make-up in modo da creare una sfumatura il più diffuso possibile. Vedete la differenza? Adesso con un pennello leggermente più piatto da un lato, prelevo sempre brown dalla palette di Melissa, che applico in maniera più concentrata all'angolo esterno senza andare troppo in alto fuori, quindi mi mantengo un po' più precisa. Una volta create queste due ombre le congiungo tra di loro senza aggiungere altro prodotto al pennello. Sfumo un po' anche qui l'estremità dei due colori. Non fate caso se la parte esterna non è precisa perché dopo andremo a rifinirla con la base, quindi tutto sotto controllo. Nel frattempo vi chiedo, avete già pensato cosa fare a Capodanno? Beh, se sì, scrivetemelo nei commenti perché io ancora non ne ho assolutamente idea, così magari vi rubo qualche idea. Chiaramente pur sempre rispettando le normative previste per il coronavirus. Comunque io spero che voi non sentiate i bambini fuori che sono esattamente a un metro da questa parete dove sto registrando, perché evidentemente vanno a scuola fino al pomeriggio ed escono a quest'ora e io ancora non mi capacito, perché anche allo scorso video sentivo questo fracasso, però ho deciso di registrare ovviamente alla stessa ora. Vi devo confessare che sto avendo qualche problemino a sfumare gli ombretti, qui si è creata un po' di macchia, non so se si riesce a vedere, non riesco a mandarla via. Si è fissata così. Tendenzialmente non ho mai riscontrato problemi con questa palette. Ho cercato un po' di sistemare la situazione. Imprevisti che succedono, quindi ce la facciamo andare bene. Applico il glitter primer di NYX. Ne prelevo un po' sul polpastrello e lo tampono. Non lo trascino sul make-up. Lo scorso video ho provato questo qui dal nome Aura ed è bellissimo. Oggi volevo provare Leo e Libra. Tra l'altro io sono Leo, quindi più azzeccato di così, che stanno un sacco bene col mio top. Direi proprio di fare un mix. Oh mio Dio. Assurdi. Beh, niente da aggiungere. Se vi dico che in telecamera non rendono, credetemi. L'unico consiglio appunto è quello di fare la base dopo perché potrebbero andare un po' in giro. Proporrei di scurire lievemente l'attaccatura delle ciglia con il nero. Così diamo anche un po' di effetto lift al make-up. Eccola, poteva mancare lei? Certo che no. Certo che no, la mia poverina. Che poco fa si è sporcata le zampine di glitter, perché ovviamente è salita sul tavolo. Comunque questo glitter, come quello che abbiamo provato allo scorso video, ha un mare di riflessi multicrom
che vanno dal verde al dorato al rosa, bellissimi. Adesso direi di passare alla base, quindi utilizzo i miei soliti prodotti Mulac L'Oreal Lovren. Sfumo gli ombretti marroni anche sulla parte inferiore, quindi vado con Brechi e poi con quello un po' più scuro. A me non piace avere la parte inferiore con troppi ombretti, quindi faccio una cosa davvero lieve. Una cosa del genere è praticamente quasi invisibile. Direi di sistemare un po' le sopracciglia, quindi vado con la Lift Snatch di NYX. Giusto per definirle leggermente. Già con qualche lineetta in più, guardate la differenza. È finito il camino! Spero che non sia così da molto tempo perché è veramente orribile da vedere. Tra l'altro ho appena scoperto in questo istante che hanno messo i nuovi episodi di Emily in Paris, quindi saprò che cosa guardare nel pomeriggio. Ridere che poi quando non trovo il pennellino le sfumo un po' così. Perfette! Solitamente, nella vita di tutti i giorni, applicherei un abbondante strato di mascara, ma come sapete per i video mi piace utilizzare le ciglia finte. Andiamo con questi ragnetti meravigliosi. Mentre si asciuga la quella delle ciglia, direi di passare al rossetto. In realtà forse è più un colore autunnale, ma chi mi conosce bene sa che è il mio rossetto preferito in assoluto. Che mi ha regalato Angela a Londra ormai 3 o 4 anni fa, ma è adorabile e bellissimo. È il Gingerbread Girl... Man. Gingerbread Girl di Too Faced. Lo adoro, ma sì, vado di lui. Questo qua è lo scovolino. Potrebbe essere fatto meglio, ma lo adoro lo stesso. Cioè, oltre ad essere il colore più bello in assoluto, odora proprio di biscottini pan di zenzero. Cioè, make-up e dolci. La mia cosa preferita. Morbidissimo e bellissimo. Tra parentesi, uno dei miei primi video sul canale era proprio su di lui, avevo fatto un test delizioso, ve lo lascio qua, anche se sono abbastanza imbarazzanti i miei primi video. No, come non detto, queste ciglia le odio perché sono dritte e l'angolo interno, vada via, non si attacca. Cambio di programma, piego le ciglia, applico il mascara e magari dei ciuffetti alla parte finale. Ogni volta le mie amiche sono sconvolte da questo passaggio e appunto, fa loro un po' impressione. Fatemi sapere se siete team piego le ciglia oppure no, è lo strumento del male. Secondo me se utilizzato bene appunto non c'è bisogno di aver timore. Utilizzo il mio mascara preferito della vita, pongo uno specchietto verso il basso e applico il mascara in modo da, numero 1, non rovinare il make-up, numero 2, questo passaggio consente di far aprire le ciglia a ventaglio per delle ciglia. Anche questo, un throwback ai miei video vecchi, perché era il secondo video del mio canale. Certo, non è come avere le ciglia finte, ma... Per quanto riguarda le ciglia inferiori, passo sempre con uno scovolino di mascara scarico, perché non mi piace l'effetto ciglia inferiori troppo appiccicate. Comunque devo ammettere che qualche glitterino in giro va. Mancava una cosa. Applico la Lasting Precision Automatic Eyeliner di Kiko nella colorazione 17, ovvero la dorata, nella parte interna dell'occhio. E questo è l'effetto sugli occhi. Bene, il look di oggi è terminato. Che dite, a voi piace? Io lo adoro. In realtà è un'ottima idea secondo me sia per Natale che per Capodanno. Magari appunto mettendo un colore più rosso sulle labbra fa ancora più Natale. Quindi questo è tutto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto almeno un po' compagnia. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!